Allora, cittadini, è giusto ricordare, perché noi come comitato non rigassificatore abbiamo partecipato alla conferenza dei servizi, dove erano presenti due deputati della provincia di Siracusa, uno l'onorevole Bonomo e uno l'onorevole Gianni, che grazie anche alla loro presenza e al documento che ritengo che Bonomo adesso, che lo invito a avvicinare qua a dire due parole, grazie anche alla loro posizione ha consentito allungare i tempi di questa conferenza dei servizi che è stata trasferita a data da destinarsi. Grazie. Grazie Angelo, grazie a tutti e buongiorno. Mi unisco ovviamente alla commemorazione dell'amico che ci ha lasciato. Mi sentite? Mi unisco ovviamente a tutti voi al momento di commemorazione dell'amico che ci ha lasciato e delle numerose battaglie ambientali che ha sostenuto. E in memoria sua e per il comune di Priolo comunque vanno ricordate specificatamente due aspetti della vicenda: l'aspetto puramente tecnico e l'aspetto politico. Affronterò in sintesi l'aspetto tecnico. La Commissione per i rischi ambientali e la Commissione per i rischi industriali che io e l'onorevole Gianni presiediamo si è posta il problema delle procedure che hanno portato alla conferenza dei servizi. A nostro avviso, ad avviso delle due commissioni, ad avviso dei due onorevoli, non si sente, si sente. Ci sono delle carenze nell'avvio di questa procedura, ci sono sicuramente dei pareri che vanno meglio analizzati. Insieme abbiamo fatto un sopralluogo proprio ieri sull'area che dovrebbe ospitare il rigassificatore. Bene, da deputato vi dico che c'è sicuramente la necessità, prima di inserire un ulteriore fattore di rischio importante come il rigassificatore, così come detto da quella nota dell'assessorato al territorio e ambiente, bisogna abbassare i fattori di rischio che sono presenti nell'area. Abbassare i fattori di rischio non vuol dire altro, e lo dico al ministro Prestigiacomo, che attuare l'accordo di programma quadro, che parte dalle bonifiche del sito e dalla messa in sicurezza degli impianti. Solo così riusciremo ad abbassare il livello di rischio. Sia chiaro, Priolo, Melilli, Siracusa, nessun cittadino può essere contro lo sviluppo della zona industriale, perché è una follia pensare questo. E chi oggi lo vuole fare pensare, certa stampa e certa politica, è in malafede. Noi siamo tutti per un sano sviluppo di quella zona industriale che ha prodotto ricchezza e occupazione, oltre a tutto il resto per mancanza di controlli. Ma siamo proprio qua per controllare. Ebbene, allora diciamo: dove sono finiti i soldi della bonifica del sito? Dove sono finiti i soldi per la messa in sicurezza delle industrie che attualmente stanno in quel sito? Partiamo da là e poi diciamo sì al rigassificatore. Io sono pronto a dire immediatamente sì a quel rigassificatore, ma solo dopo che le bonifiche del sito e la messa in sicurezza degli impianti hanno di fatto abbassato il livello di rischio. Per fare questo ci vuole tempo. Se l'ERG non ha tempo, non lo faccia. Lo faccio in un altro posto. Quel sito gli è stato dato dall'AGIP quasi gratis. Cosa hanno fatto in questi 5 anni? Vi introduco un elemento di riflessione. C'è un documento del Comitato Tecnico Regionale del 2008 che di fatto sconfessa del tutto il nulla osta rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale sul rigassificatore del 2006. Su questo va fatta un'approfondita analisi, poi ve ne rilascerò copia in modo da poterlo studiare. Le due commissioni congiunte, penso per il 16 di dicembre, convocheranno di nuovo il Comitato Tecnico Regionale e i rappresentanti tecnici dei 6 comuni ad alto rischio industriale, perché parla solo Priolo, parla solo Melilli ed Augusta, ma vorrei ricordare che anche Siracusa, Floridia e Solarino sono inserite nelle aree ad alto rischio industriale. Bene, i 6 tecnici di queste aree insieme al Comitato Tecnico Regionale dovranno riferire in commissione sul parere rilasciato, e non mi basterà guardare il parere. Su questo voglio vedere i verbali attraverso i quali si è arrivati a quel parere e cosa è successo nel 2008 e perché oggi siamo pronti a superare quel 2008.
Il Comitato Tecnico Regionale ci deve dire se dall'ottobre 2008 ad oggi sono cambiate le condizioni di sicurezza e dove. Da cittadino vi dico che io ho fatto un sopralluogo, da cittadino e me ne assumo la responsabilità, ho fatto ieri un sopralluogo in quel sito. Bene, se prima avevo paura, adesso ne ho ancora di più. Ho paura per i miei figli, ho paura per la gente, ho paura per le ripercussioni che si possono avere. E non è terrorismo, è solo un'assunzione piena di responsabilità. Qualcuno ci certifichi che quel sito è sicuro, ci dica che quel sito non è soggetto a effetto domino. Ad oggi queste certezze non ci sono. Concludo perché devono parlare altri e faccio una valutazione politica. Riguardo alla valutazione politica io dico che per la parte di centrosinistra a questo punto a cui appartengo non si può ignorare quel referendum, non si può ignorare la volontà dei cittadini, non si può ignorare che è uno strumento di democrazia, che la parte politica a cui appartengo fa quasi simbolo della sua attività come le primarie, sia superato dal referendum di Priolo, dal referendum di Melilli e, voglio dirvi, dal mancato, purtroppo ahimè, referendum di Augusta. L'attività politica che porteremo avanti non può prescindere dalla volontà dei cittadini e su questo ci sarà un impegno forte mio e di tutte le persone che con me vorranno fare questa battaglia. Grazie. Bravo, bravo.